Una piccola falena, d'animo delicato, si invaghì una volta di una stella. Ne parlò alla madre e questa gli consigliò di invaghirsi invece di un abat-jour. «Le stelle non sono fatte per svolazzarci dietro», gli spiegò. «Le lampade, a quelle sì, puoi svolazzare dietro». «Almeno lì approdi a qualcosa», disse il padre. «Andando dietro alle stelle non approdi a niente». Ma il falenino non diede ascolto né all'uno né all'altra. Ogni sera, al tramonto, quando la stella spuntava, s'avviava in volo verso di essa e ogni mattina, all'alba, se ne tornava a casa, stremato dall'immane e vana fatica. Un giorno il padre lo chiamò e gli disse: «Non ti bruci un'ala da mesi, ragazzo mio, e ho paura che non te la brucerai mai. Tutti i tuoi fratelli si sono bruciacchiati ben bene, volteggiando intorno ai lampioni di strada, e tutte le tue sorelle si sono scottate a dovere intorno alle lampade di casa. Su, su, avanti, datti da fare, vai a prenderti una bella scottatura. Un falenotto forte e robusto come te, senza neppure un segno addosso». Il falenino lasciò la casa paterna, ma non andò a volteggiare intorno ai lampioni di strada né intorno alle lampade di casa. Continuò ostinatamente i suoi tentativi di raggiungere la stella, che era lontana migliaia di anni luce. Lui credeva invece che fosse impigliata tra i rami più alti di un olmo. Provare e riprovare, puntando alla stella, notte dopo notte, gli dava un certo piacere, tanto che visse fino a tardissima età. I genitori, i fratelli e le sorelle erano invece morti tutti quanti, bruciati, ancora giovanissimi. Ecco, questo bel racconto è di Don Bruno Ferrero, è tratto dal libro 40 storie nel deserto, casa editrice LDC. La stella della speranza è un segno distintivo. Ogni giorno dovresti chiedere la fede per osare l'impossibile. Chi desidera operare con Cristo e di conseguenza trasformare il mondo rifiuterà di adeguarsi a leggi ed ordinamenti precostituiti. Sarà disobbediente quando altri obbediranno. Eseguirà quando altri troveranno insensato l'ordine impartito. Il mondo gli apparirà una prigione quando altri parleranno di libertà. Ed esso sarà trasparente agli occhi della sua fede quando altri saranno disperati, sentendosi prigioniero. Fare cose impossibili è il realismo di coloro che conoscono la voce del loro Signore. Se c'è una stella nel cielo della tua vita, non perdere tempo a scottarti con qualche lampadina. Papa Benedetto XVI ha detto: «Non abbiate paura di apparire diversi e di venire criticati per ciò che può sembrare perdente o fuori moda. Coloro che sembrano più lontani dalla mentalità e dai valori del Vangelo hanno un profondo bisogno di vedere qualcuno che osi vivere secondo la pienezza di umanità manifestata da Gesù Cristo».